Ciao ragazzi, oggi vi mostrerò l'appartamento, cioè la share house dove vivo. Faccio vedere un po' intorno che c'è un parco. Allora, adesso entriamo. È molto carino, è accogliente e direi che anche silenzioso. Si trova a Nakaitabashi, questo è l'indirizzo. Dobbiamo far silenzio per non disturbare. Allora, qua c'è l'entrata con il posto dove mettere le scarpe. Scendendo giù le scale, piano sotterraneo, c'è la lavanderia che puzza un casotto, però ed è molto incasinata, come potete vedere. Non so, c'è un sacco per la box, c'è un'asciugatrice e non si deve pagare. E c'è la lavatrice che è molto facile da usare. Basta schiacciare, se va la luce, il pulsante sudato, start. E vabbè, io schiaccio a caso e poi comunque già impostata. Adesso saliamo, vi faccio vedere la cucina, cucinino. Praticamente io la mia stanza non la condivido con nessuno, mentre nel dormitorio dove stavo la condividevo con una ragazza inglese. Quadro. Qua ci sono altre stanze. Anzi, prima vi mostro il bagno, se non c'è nessuno. Ciao! La vasca con prodotti che qualcuno ha lasciato, il bagnettino col famoso gabinetto con la sesca che è scaldata e vabbè, un giorno vi mostrerò come funziona, nel senso c'è il tasto per farsi il bidet e il getto caldo. Vabbè, niente di che. La cucina, ah, niente, qua è sono dei divanetti, la vista, bambù, iniziamo il disegno che avevo fatto. Qua praticamente, allora, c'è a disposizione il frigorifero con la roba scaduta. Freezer lì sotto, qua c'è la spazzatura, c'è l'addetto alla spazzatura, piatti, se, cioè si possono prendere se si vuole, sale, zucchero, e questa è la cucina, pentole, c'è già tutto praticamente, pentole, posate, bicchieri. Ah, qua mi stavo cucinando questo e penso sia pronto. Scusate se corro, ma devo mangiare, poi uscire e devo poca memoria sul dispositivo, quindi devo muovermi. Là sopra c'è un'altra stanza. E qua, vabbè, qua c'è un altro bagno. Delle stanze. E alla 306 mi buio in questa casa, se non badate al casino. Poi un giorno farò un video proprio apposta, cioè vi farò vedere meglio magari la stanza. Non è che c'è molto da vedere, nel senso qua c'è il letto, che è tipo castello però singolo. Non ho l'armadio, nel senso che non c'è proprio l'armadio, quindi ho dovuto mettere le cose un po' alla cavolo, un po' in valigia, un po' appese. La scrivania incasinatissima perché non so dove mettere le robe, e c'è sto robo qua, questo specie di scaffale dove ho sistemato cibi, shampoo, robe varie. Cioè è proprio 1 m². Vabbè, ci si abitua, diciamo, io spirito di adattamento e quindi non è un problema. Allora, vi faccio vedere la vista con una casa di fronte. Io sono tipo al secondo piano. Lì c'è una scuola, tipo asilo, quindi la mattina
Sento sempre i bambini che strillano e che mi svegliano. Questa è la vista di Tokyo, sì, insomma. E niente, se avete domande scrivetemele pure nei commenti, cercherò di rispondervi e darvi dei consigli per quanto possa. Un bacio, alla prossima!